L'ex di Paola Di Benedetto a Pomeriggio 5, perché mi hai fatto questo? Pomeriggio 5, parla l'ex di Paola Di Benedetto, perché mi hai fatto questo? Matteo, ex di Paola Di Benedetto, invitato oggi da Barbara D'Urso, ha parlato negli studi di Pomeriggio 5 del suo rapporto con quella che oggi è la sua ex ragazza prima della partenza di questa per l'Isola dei Famosi. I due stavano veramente insieme prima dell'inizio del reality o la loro storia era già finita da tempo? Ebbene, a mettere in chiaro le cose ci ha pensato proprio il diretto interessato. Matteo, infatti, ha spiegato che tra lui e Paola era ufficialmente finita prima dell'inizio dei giochi. Il loro legame, tuttavia, era talmente forte da far sperare al calciatore che tutto potesse sistemarsi al ritorno di lei dall'Honduras. Pomeriggio 5, Matteo in studio parla di Paola Di Benedetto. Da novembre ci siamo visti poco e sentiti poco, racconta Matteo, fino a quando un giorno litighiamo e lei mi dice che vuole stare da sola. Io ero innamorato perso, aggiunge poi lo stesso, ma non porto rancore a Paola perché è single ed è libera di fare quello che vuole. Il ragazzo, tuttavia, nel raccontare la sua versione nei fatti è apparso ancora molto coinvolto, tant'è che Barbara D'Urso, ad un certo punto, gli ha chiesto, se lei ti stesse guardando in questo momento cosa le diresti? A questo punto, senza troppi giri di parole, Matteo ha risposto, perché mi hai fatto questo? Paola Di Benedetto, il bacio con Francesco Monte che ha ferito il cuore del suo ex. A ferire particolarmente l'ex di Paola Di Benedetto sono stati i baci dalla stessa scambiatasi con Francesco Monte. Lei sapeva che guardavo da casa, ha infatti detto Matteo alla D'Urso. Quelle immagini hanno provato particolarmente il ragazzo, infatti lo stesso ha evitato più volte di vedere la trasmissione proprio per questo motivo. Da Paola si aspettava un segnale, sperava in un ritorno di fiamma, ma Matteo, alla fine, ha dovuto fare i conti con un'altra realtà.